Gli invertebrati sono gli animali più antichi e più numerosi sulla Terra. Popolano tutti gli ambienti, marini e terrestri. Questi organismi variano la temperatura del loro corpo in base a quella esterna. Per questo sono detti eterotermi o a sangue freddo. Essi hanno in genere un corpo molle, ma alcuni possiedono una struttura esterna rigida, l'esoscheletro, che li protegge. Gli zoologi li hanno classificati in 6 gruppi: poriferi, celenterati, echinodermi, anellidi, molluschi e artropodi. I poriferi vivono sui fondali marini e sono più noti con il nome di spugne. Si chiamano così per i pori, piccole aperture che ricoprono il loro corpo semplice. I pori servono per respirare e filtrare l'acqua che risucchiano per trattenere i microrganismi di cui si nutrono. Rientrano nella classe dei celenterati gli animali acquatici come le meduse, le idre, gli anemoni e i coralli. Il loro corpo assomiglia a un sacco, con un'apertura protetta da tentacoli velenosi o urticanti, usati per difendersi dai predatori o per catturare le prede. L'apertura serve sia per ingerire il cibo, sia per eliminare gli scarti. Gli echinodermi sono le stelle marine e i ricci di mare. Sono dotati di 2 aperture, una per nutrirsi e una per espellere i rifiuti. Il corpo è protetto da uno scheletro esterno, l'esoscheletro, spesso spinoso. Gli anellidi hanno il corpo formato da tanti anelli che, come una molla, si contraggono e si allungano per consentire il movimento. Vivono nell'acqua o sulla terraferma. Appartengono a questo gruppo i vermi. I molluschi hanno un corpo molle, che si muove grazie a una parte muscolare. Possono essere acquatici, come le vongole, le seppie, i calamari e i polpi, oppure terrestri, come le lumache e le chiocciole. Alcuni sono protetti da un guscio esterno, la conchiglia, altri si difendono con i tentacoli. Gli artropodi sono un gruppo numerosissimo di animali, con esoscheletro e zampe articolate, che vivono in ogni ambiente. Si suddividono in 4 gruppi. I crostacei, come i gamberi, i granchi, gli astici e le aragoste, sono protetti da una corazza e vivono soprattutto in acqua. I millepiedi hanno il corpo diviso in sezioni, ciascuna delle quali ha un paio di zampe. Gli aracnidi, come ragni, scorpioni e zecche, hanno 8 zampe e il corpo diviso in 2 parti, capo e tronco. Gli insetti sono i più numerosi, hanno 6 zampe e il corpo diviso in 3 parti, capo, torace e addome. Alcuni hanno le antenne, come le formiche, o le ali, come le api. I vertebrati sono animali dotati di uno scheletro interno, l'endoscheletro, che sostiene il corpo e in cui l'elemento portante è la colonna vertebrale. Tranne poche eccezioni, i vertebrati hanno il corpo diviso in capo, corpo, arti. Questi possono essere zampe, ali o pinne. Ci sono 5 classi di vertebrati: pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. I pesci, gli anfibi, i rettili e alcuni mammiferi sono a sangue freddo o eterotermi, come gli invertebrati, quindi variano la loro temperatura interna in relazione a quella esterna. Gli uccelli e i mammiferi, invece, sono a sangue caldo o omeotermi, perché mantengono la loro temperatura corporea costante, indipendentemente da quella dell'ambiente esterno. I pesci sono i primi vertebrati comparsi sulla Terra e costituiscono la classe più numerosa. Il loro corpo scivola nell'acqua poiché è ricoperto dalle squame, rese scivolose da una sostanza chiamata muco, ed è guidato dalle pinne e dalla coda. Per muoversi verticalmente, molti pesci sono dotati di vescica natatoria che, come un palloncino interno, quando si gonfia d'aria permette al pesce di risalire. Quando si sgonfia, il pesce va in profondità. Oltre ai serpenti, che sono senza arti, sono rettili alcuni animali quadrupedi come le tartarughe, le lucertole, i coccodrilli, i camaleonti e i gechi. I rettili respirano con i polmoni e vivono per lo più sulla terraferma. Esistono però anche rettili acquatici. Sono animali eterotermi e spesso, per scaldarsi, si fermano a lungo al sole. Il loro corpo è ricoperto da squame o placche rigide.
Gli anfibi trascorrono l'inizio della loro vita in acqua, poi, da adulti, vivono sulla terraferma. Dalle uova degli anfibi nascono i girini, simili a piccoli pesci, che respirano con le branchie. Essi subiscono poi una metamorfosi, cioè un cambiamento. Sviluppano quattro arti e i polmoni. Da adulti respirano anche attraverso la pelle, che deve restare sempre umida. Sono animali eterotermie, per proteggersi dal freddo, in inverno vanno in letargo, un sonno che dura mesi. Sono anfibi, la rana, la salamandra e il tritone. Gli uccelli hanno una struttura fisica che consente loro di volare. Il loro scheletro è leggero, perché costituito da ossa cave. Le penne della coda consentono di spostarsi in aria. I muscoli del petto sono sviluppati per muovere le ali. Anche il piumaggio, impermeabile e isolante, aiuta gli uccelli ad adattarsi alle condizioni climatiche durante il volo. Gli uccelli sono omeotermi. Alcuni uccelli non volano più. I più noti sono le galline, gli struzzi e i pinguini. Nei pinguini le ali sono diventate pinne per nuotare. I mammiferi devono il loro nome al fatto che le madri allattano i piccoli con le loro mammelle. Vivono in ogni ambiente perché sono omeotermi e hanno grandi capacità di adattamento. Il loro corpo è ricoperto di peli che aiutano a regolare la temperatura corporea attraverso la sudorazione. In alcuni animali i peli formano una folta pelliccia che li protegge e li isola sia dal freddo che dal caldo. I mammiferi vivono in maggioranza sulla terraferma e possono essere quadrupedi o bipedi. Esistono anche delle specie acquatiche dotate di pinne, come le balene, le orche, i delfini e le foche, e specie volanti come i pipistrelli. L'essere umano è un mammifero particolare, caratterizzato dalla posizione eretta e dal grande sviluppo della sua intelligenza rispetto agli altri animali.